Spero che il link all'inizio del video vi sia piaciuto. Quindi potete mettere un like, iscrivervi al canale o condividerlo se trovate utile. La tecnica dello sweet picking può essere alquanto ostica, soprattutto per chi comincia. Allora voglio partire con questa mini lezione a parlare di sweet picking, parlando di arpeggi non su 6 corde che possono risultare più complessi, ma solamente su 3 corde. Prima di passare alla pratica, giusto un pizzico di teoria. Che cos'è un arpeggio? Allora, l'arpeggio consiste nel suonare singolarmente le note che corrispondono ad un accordo che lo formano. Se ad esempio un accordo è come La minore ha 3 note, La, Do e Mi, allora nell'arpeggio le andiamo a suonare singolarmente. Questo è un arpeggio di La minore. Ovviamente le note non si trovano solo in un punto del manico, ma l'idea era quella di unire tra loro diversi arpeggi a 3 corde. Innanzitutto andiamo a guardare la mano destra. Andando verso le corde più alte della chitarra, quello che dobbiamo fare è plettrare verso il basso. Quando poi dalle corde più alte andiamo alle corde basse, cioè iniziamo la fase discendente dell'arpeggio, plettriamo tutto verso l'alto. Quindi nella fase ascendente verso il basso, nella fase discendente verso l'alto. Questo è tutto quello che fa la mano destra in maniera molto continua. Ora andiamo a vedere la prima parte dell'arpeggio. Ci mettiamo quindi al quinto tasto e partiamo dal Do, Mi, La, poi con un legato, Do e La di nuovo, Mi, Do. A questo punto ci spostiamo su quest'altra sezione, al nono tasto, sul Mi. Qui cosa abbiamo fatto? Ancora una volta, verso il basso, Mi, La, Do, Mi, e poi verso l'alto. Infine ci spostiamo al quattordicesimo tasto. Quindi suoniamo La al quattordicesimo, il Do al tredicesimo sul Si, sulla corda di Si, il Mi al dodicesimo sulla corda ovviamente di Mi. E si risale. Tutto insieme. Ovviamente questa sequenza la potete suonare in altre tonalità, ed è questo il mio invito. Se avete trovato utile questa piccola lezione, il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale perché ne porterò altre. Un saluto, alla prossima!